Il diritto alla salute è costituzionalmente garantito in tutto il territorio della Repubblica Italiana e i confini tra regioni non sono confini di Stato. Questo è quanto scrive Codacons Campania Onlus in un comunicato del 10 luglio 2017, consigliando come garantire gli atterraggi delle eli ambulanze del 118 per consentire il soccorso in emergenza notturna nel territorio a sud di Salerno. Nei giorni scorsi l'amministrazione di Vallo della Lucania, guidata dal sindaco Antonio Aloia, ha deciso di programmare i lavori per la realizzazione di una elisuperficie notturna da realizzare a Pattano, dove ha già sede una piattaforma diurna che andrebbe però adeguata per un costo di circa 100.000 euro. Si tratta di un'aviosuperficie atta allo stazionamento, al decollo e all'atterraggio di elicotteri, dotata di dispositivi di aiuto visivo al decollo, atterraggio e di sistemi di sicurezza antincendio. La volontà di creare un'elisuperficie nasce anche dall'esigenza di limitare, almeno in parte, gli ostacoli della rete stradale, soprattutto nelle aree più interne del Cilento. Per Codacons, invece, bisognerebbe chiedere alla Regione Campania di attrezzare i campi sportivi comunali con illuminazione, alla stessa maniera di quelli dei vicini comuni lucani in Basilicata, e in caso di diniego, rivolgersi al Ministro della Salute. I campi sportivi più vicini al Vallo di Diano, idonei all'atterraggio dell'eliambulanza di notte, sono quelli di Brienza, Lago Negro e Vietri di Potenza. L'eliambulanza, abilitata al volo notturno del 118 della Regione Campania, parte da Napoli, ma non esiste nemmeno un campo sportivo, anche se provvisto di illuminazione, attrezzato come quelli della Regione Basilicata.